Alla fine, l'ultimo consiglio regionale prima della pausa estiva finisce per essere il penultimo e per riaggiornarsi a giovedì mattina alle 11. Niente fumata bianca sul piano casa, fissato al punto 11 dell'ordine del giorno, ma la massima Assise approva a maggioranza, con 5 voti contrari e un astenuto, il disegno di legge che costituisce le aziende ospedaliere del Santissima Annunziata di Taranto e del Vito Fazzi di Lecce. Sono il risultato dello scorporo degli ospedali omonimi dalle rispettive ASL, nell'ottica del ridisegno dei policlinici. Altro disco verde, vista la pressione sulle strutture, alla mozione con la quale si impegna l'esecutivo a fare pressing sulla conferenza Stato-Regioni perché le ASL possano attivare avvisi per contratti a tempo determinato riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti agli ordini anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, nello specifico a partire dal terzo anno di corso, per attività che vadano svolte al di fuori dell'orario dedicato alla loro formazione. Su tutt'altro versante, invece, l'Assemblea istituisce con una legge ad hoc la Fondazione Tito Schipa. Le finalità sono quelle di recupero, ricerca, promozione e divulgazione della vita e delle opere dell'artista salentino. L'ente vi partecipa con una somma di 100.000 euro al fondo di gestione per l'anno 2022 con un importo pari a 50.000 euro e per l'anno 2023 con un importo che è pari a 150.000 euro.